250 piazze in tutta Italia, significa che la mobilitazione è forte e comunque il problema è serio. Ma è una cosa che noi del gruppo Di Nuovo, insomma io è da quest'estate che vado in giro per i teatri con uno spettacolo e sentivo proprio che i tempi erano maturi, magari appunto forse si poteva fare anche prima, però meglio tardi che mai, quindi è una necessità e secondo me bisogna ascoltare, la manifestazione è comunque uno strumento di democrazia e quindi mi dispiacerebbe se tutta questa gente rimanesse delusa senza risposta. C'è chi dice che con questa mobilitazione le donne ripropongono il duello Madonna e puttane, tu che cosa ne pensi? Ma penso che si risponde con la manifestazione, non mi va di fare discussioni capziose, e manipolate, e sofistiche su cose assurde, perché la piazza risponde su... non mi pare che si sia detto questo, che si dica questo, semplicemente è un modo per dire ci siamo anche noi, soprattutto noi, donne che lavorano, donne che studiano e che sono la maggioranza del paese e non si sentono rappresentate in questo momento. Cosa fare per cambiare queste, per cambiare le cose, per recuperare la dignità delle donne? Ma io penso che non sono una politica, quindi ovviamente le soluzioni, penso che ognuno ha le sue idee in testa, la manifestazione comunque raccoglie tante anime e tante teste pensanti, ognuno avrà il suo pensiero, però mi piacerebbe che una risposta venga proprio dalla politica, perché insomma noi li mettiamo lì a governare proprio per risolvere questi problemi. Nel cinema che cosa proponi? Ma nel cinema, il cinema ha anche avuto il grosso pregio, insomma, di parlare. Io ho fatto un film, Tutta la vita davanti, che è stato il primo in Italia che parlava di precariato, quindi il cinema non salva il mondo, ma può essere un momento di uno spunto di riflessione. L'importante è che ci siano più donne al posto, nei posti di potere. Io penso sia il problema sia questo, che il femminismo non ha poi portato a un reale potere delle donne.